cosa di più? È energia che si è creata da un inconscio, si diceva, familiare, personale, che ci sta condizionando tutti i giorni. Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenute, benvenuti in un nuovo video. Per i nuovi io sono Fabio Nezzak. Ebbene, oggi riprendiamo in mano il video di ieri. Il video di ieri prende il nome di Così guadagnerai di più in 4 punti. Un video che ritengo ben riuscito, che elencava, diciamo così, 4 principi, li chiamavo ieri, diciamo così, che determinano un po' quali dovrebbero essere i nostri comportamenti con il sociale e via dicendo, per favorire per noi e per la discendenza, diciamo, un mondo migliore, nel senso di favorire l'abbondanza, diciamo anche abbondanza a 360 gradi. L'obiettivo del video di oggi è quello di sviluppare, attraverso delle chicche, ovvio, con un video non è che vi posso dare tutte le chicche possibili che io posso elencare, magari lo ritratteremo ancora questo argomento, però come innalzare quello che io chiamo quoziente del merito. Io mi sono scritto come sviluppare il senso del merito a livello inconscio. Quando io chiedo a una persona, ma tu ti consideri meritevole di prendere quello stipendio da 1500 euro? La persona magari mi dice, certo, se tu sapessi quanti sacrifici faccio, ebbene, me li merito. In realtà non è sempre così. Perché? Perché esiste un quoziente di merito della coscienza, cioè la mia opinione in quanto mi ritengo meritevole o meno di guadagnare dei soldi, ma c'è anche quello del mondo inconscio. Per oggi lasciamo da parte la genealogia e quello che accadde in genealogia, anche se prenderemo i due soggetti più importanti della nostra famiglia, che sono i genitori, quando eravamo bambini, perché da loro parte un programma, vedremo, non indifferente e talvolta trascurato. Bene, fra poco partiremo con la descrizione di un qualcosina che caratterizza la mia compagna, però prima vi ricordo di mettere un bel like a questo video, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto cliccando sulla campanellina e, come sempre, sigla! Ebbene, dovete sapere che anni fa io avevo, non tanti anni fa, fino a qualche tempo fa, io giravo l'Italia dalla mattina alla sera. Non è per ripetermi, ma per i nuovi, 1000 conferenze in un anno sono tante, e tra i viaggi e l'igiene stesso, insomma, io mi cambiavo spessissimo. Questo è ovvio, non che non mi cambio ancora spessissimo, ma all'epoca era tutto un vestire. E cosa succedeva? Che io ho detto, voglio avere una persona che si dedichi a stirare la mia roba, e quindi veniva ogni tot tempo una signora per stirare. E io ho detto, fai tu, ti do la delega, arrangiati. E la trattava veramente da Dio, finché un giorno, anzi di la verità più volte e una anche di recente, gli ho detto, ma quanto bene tratti queste persone? Perché io ho avuto modelli ben diversi nella mia vita. E lei mi ha detto una frase, me la sono anche riportata, sono sempre partita, mi ha detto, dal principio che se rispetto verrò rispettata. Ebbene, sembra una banalità, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare. Mi permetto di dire che la mia compagna è anche sul fare, quindi diciamo, cerchiamo di capire cosa fare del nostro meglio per favorire veramente il guadagno, perché il guadagno non è solo lo sforzo che noi ci mettiamo, l'impegno, è qualcosa di più, è energia che si è creata da un inconscio, si diceva, familiare, personale, che ci sta condizionando tutti i giorni. La prima regola, diamo anche oggi un ordine,
è quella di chiedersi, partiamo con una domanda, ecco, quando noi ci rapportiamo agli altri che stanno lavorando per noi, tipo, faccio l'esempio semplice, io che faccio sessioni, ebbene, in qualità di cliente, come lo viviamo il rapporto? Se l'altra persona, il fornitore, è stato delicato o quantomeno non ha mancato di rispetto. Siamo stati, per esempio, tramite un'email, abbiamo dedicato un sorriso, abbiamo riportato due parole delicate da far capire, guardi, io apprezzo quanto lei ha fatto, qualcosa che gli dia forza ed entusiasmo, quella forza ed entusiasmo che poi, come vi ricorderete l'effetto boomerang del video di ieri, magari se mi ricordo vi metto il link in descrizione, dove nel caso di ieri ti tornava indietro che non era tanto bello. In questo caso, se noi cerchiamo di dedicare due parole sincere all'altro, ebbene l'effetto boomerang è solo che guadagnato. Caso contrario, non è il massimo né per noi né per la nostra discendenza, solo che ci sembrano delle banalità, ma sì, ma cosa mi peserà mai? No, invece pesa più di quello che possiamo immaginare. E comunque questo ragionamento non se lo fa soltanto Nezzak, cioè non è solo materiale mio, lo fa il marketing stesso. E io, per chi mi conosce, sa che per 6 anni mi sono occupato, gli anni che furono, di commerciale, e un po' di marketing lo faccio anch'io tuttora, tutti i giorni, cioè non è che stiamo facendo quel marketing colossale da Mediaset, quel atteggiarsi, quel presentarsi in un modo sincero ovviamente, ma è molto utile. Parliamo ora, come promesso, dei genitori. Torniamo indietro nel tempo, torniamo addirittura ai primi mesi, ma allarghiamoci a tutta l'infanzia e anche l'adolescenza, talvolta anche oltre, ma fermiamoci a infanzia e adolescenza. Quanto si rispettavano, o meglio, quanto i nostri genitori l'un l'altro esprimevano parole delicate, diciamo così, di elogio nei confronti dell'altro per il lavoro che ha svolto, per il fatto che ha portato a casa dei soldi, che ha contribuito alla crescita della famiglia. Ebbene, se l'altro genitore, facciamo un esempio, la coppia è, ma mi prendi i bambolotti come sempre. Questo è Giuseppe, vi ricorderete, questa è Maria. Se Giuseppe ha un suo stipendio e lei ne ha un altro, facciamo mille e mille, ebbene, lui, ipotesi, non valorizza lei, dice che vale poco il suo stipendio, insomma, la critica. Ci sono persone che solo per il gusto di dire qualcosa di cattivo fanno queste cose. Che cosa succede? Che Maria vive un senso di ingiustizia. Il senso di ingiustizia non finisce lì. Si crea una bilancia con un piatto che sta sempre più scendendo. Quella differenza nella bilancia crea un programma particolare. Se mia madre si è sentita dentro un'ingiustizia, io la ribalterò in età adulta cercando di rimettere in equilibrio la situazione. Che cosa farò? Restituirò il danno subito, solo che questa volta non sarà il genitore, ma sarà il negoziante, colui che ti dà una fornitura, Fabio che ti fa una sessione e via dicendo. E me ne sono capitate situazioni così, rarissimo, neanche me ne ricordo. Grazie a Dio attiro veramente brava gente, quindi se tu che mi stai seguendo hai fatto una sessione con me, sappi, soprattutto negli ultimi 3-4 anni, che ho una buona opinione di te. Se uno dei genitori si sentiva, esempio, disprezzato, sfruttato dall'altro, cioè vi faccio il classico, questo è proprio il classico, dove la coppia genitori Giuseppe e Maria, lei fa la casalinga ma non porta a casa lo stipendio. Di nuovo il meccanismo dove lui aggredisce lei perché
Vuoi che torna a casa arrabbiato e lì non ha sfogato nel lavoro le sue tristezze, le sfoga a casa molto spesso. Ebbene, sfogandosi con lei, tu non lavori, non porti a casa stipendio, non sai cosa vuol dire lavorare, sta creando quel programma che vi ho spiegato poco fa, dove il figlio, la figlia che sia, si riverserà poi nel rapporto che avrà con il sociale, con fornitore e via dicendo, come vi ho spiegato. Ora, una delle cose più, diciamo, più presenti, specie nelle mie sessioni, guardate, sono giorni che vi dico che il 90-95% delle persone che si rivolgono a me vogliono sbloccare situazioni di carattere economico. Ormai ne ho viste, straviste, strariviste, che mi permetto di dire che un po' di conoscenza in materia ce l'ho, insomma. Anche perché sono sempre gli stessi protocolli che girano. Quelli sono 22 tipi di protocolli. Come è andata in questo caso, rispetto a tutta la mia esperienza, so che andrà in quest'altro modo, e via dicendo. Ebbene, io qui mi sono scritto, metti che Giuseppe, facciamo l'esempio, Giuseppe Maria, io dico solo Giuseppe, poverino, oggi ce l'abbiamo solo con il marito, il padre, che Giuseppe, ma peggio ancora anche Maria, tornano a casa alienati dal lavoro, quel senso di frustrazione, e continuano a dire direttamente o indirettamente, tanto sapete, la programmazione neurolinguistica PNL ci insegna che la comunicazione non verbale è il 95%, quindi i figli assorbono i dati comunque. E quel senso di mi sento sfruttato al lavoro, non mi capiscono, io farei in un altro modo, ma loro vanno avanti male, io non ricevo benefit tali da dire mi merito questo denaro, ma me ne hanno dato poco, e via dicendo. Ebbene, queste frustrazioni diventano di nuovo, qui proprio si innesca una vendetta, poi il figlio o la figlia lo riverserà nel sociale. Che cosa succederà? Che esempio rimarrà in una situazione dove darà tutto per scontato, cioè tutto il mondo deve essere lì piegato a dare il servizio senza nemmeno esserci un riconoscimento anche monetario in equilibrio. Parlo di una situazione magari dove si cerca la speculazione. A me è capitato più di una volta di avere persone che addirittura ritenevano di avere il diritto di avere altre 2-3 sessioni senza pagare niente, sconvolti perché si dava per scontato che quella cifra, che chi lo sa, è veramente quasi imbarazzante, tra pagare una cosa e l'altra, lasciamo perdere, però voglio dire, è tutta una ruota che gira questa, perché se tu non dai il merito alle persone che ti hanno dato un servizio, ricordiamocelo, noi a nostra volta ci troveremo incastrati in una situazione magari senza uscita, dove ci sentiamo proprio costretti, bloccati. Pensate che questa cosa è associata molto al numero 1 in numerologia e prende la parte bassa della schiena, la zona anche. Se soffrite di stanchezza alle gambe, perché magari viene chiamata compressione bilaterale, se non erro, io non sono un medico, che crea attraverso il sistema nervoso e quant'altro una tensione muscolare alle gambe, alla bassa schiena, ecco, questa è una manifestazione di mi sento incastrato. Perché? Perché meriterei il doppio, ma non ho il coraggio di farmi dare ciò che io merito, e sento che questa situazione mi crea dei problemi nel riuscire a mandare avanti le mie spese necessarie, e entri in un circolo vizioso. Il fatto è che questi programmi, numerologia insegna, sono programmi che passano ai discendenti, ed è meglio forse venirne fuori. Io adesso vi do una, ma sarebbero due soluzioni, quindi preparate carta e penna, io vi metterò le scritte, perché ci saranno delle frasi da pronunciare, due, potete farne anche tutt'una, cioè una unica, vedete voi. Vi do un consiglio: quando pronunciate queste frasi sarebbe meglio evitare di farlo davanti a una candela. Non è un grandissimo problema, ma non è neanche il massimo.
e nemmeno davanti, per assurdo, a un rubinetto. Non pensa che resti chiumata davanti a un rubinetto o davanti a una parete blu, davanti a una parete dove c'è un quadro con dell'acqua disegnata o qualcosa di blu. Insomma, mettiti un campo neutro, bianco è la cosa migliore. Ve lo devo leggere perché non me lo ricordo al completo. Sono due frasi da leggere. Prendete, tra l'altro, una banconota da 50. L'ideale è arrivare a 5 più lo 0. Io potevo dirvi, prendi una banconota da 5, ma è un po' limitato. Se non ne hai, parti con quella da 5. E se non hai neanche quella, parti con quello che c'hai e poi nei giorni successivi troverai il sistema. Perché 5 è il riconoscimento. 0 che c'è dopo è, diciamo così, un rafforzativo di quel numero precedente che è appunto il 5. Comunque, per il momento parti con quello che c'hai. Tra l'altro, mi sono appuntato, questo andrebbe fatto, scritto, 15 giorni. Tutto un discorso legato anche qui alla numerologia. 3 volte al giorno consecutive, cioè facciamo un esempio, questa mattina io lo recito 3 volte, tutte in una volta, tutte in una di seguito all'altra. Poi sto fermo. Non serve che lo recito in 3 momenti diversi, un momento la giornata, anche come la pregherina della sera, per dire, prima di dormire recito questo mantra per 3 volte consecutive. Poi se tu desideri recitarlo più volte, fallo tranquillamente, lo puoi fare anche immaginando di essere tuo figlio, tua figlia, tuo marito e via dicendo, anche se sarebbe ovviamente meglio che lo facessero loro direttamente. Comunque ora vi leggo la frase, ve la leggo tutta proprio, mi trovo meglio. Mettiamoci davanti ad una banconota da 50 euro e benediciamola. In pratica stiamo benedicendo il lavoro in ogni sua forma. Allora, dobbiamo dire con questa banconota davanti, caro denaro, io ti rispetto. Questa parola non nasce a caso, tutto il ragionamento che ho fatto finora arriva a questa parola. Io ti rispetto, chiedo il rispetto tale e quale a quello che ho dato. Mi prendo ciò che è mio per diritto. Guardate, qui c'è tutto un concentrato di parole molto specifiche, non è un mantra così improvvisato. Dopodiché ci si rivolge all'universo, dicevo, potete fare con tutt'uno, valutate voi. Poi rivolgiamoci all'universo e diciamo: benedico tutto il denaro che è in questo mondo. Io sono profondamente meritevole. Mi arrivi ciò che mi spetta per diritto, per tutte le azioni illuminanti che ho messo in atto, cioè tutte le cose belle che io ho fatto, aiutare il prossimo, essere di sostegno in un momento difficile per una persona amica, anche non necessariamente amica, e via dicendo. Bene, ricordo a tutte le persone, soprattutto quelle nuove, che in descrizione ci sono 4 importantissimi link. Il primissimo in ordine mi permette di accedere alla pagina del mio sito dedicato agli incontri a tu per tu con me, sessioni individuali. Skype, Messenger, dal cellulare va benissimo. Mi sembra che l'altro giorno vi ho detto che più del 90%, forse stiamo arrivando al 100% ormai, insomma, mi chiamano con Skype e Messenger del cellulare, quindi tranquilli, non serve il computer per forza. Poi se avete il computer fate anche con quello, va benissimo. Ci sono due moduli all'interno di questa pagina. Modulo 1 ti permette di avere informazioni da parte di una mia collaboratrice per una sessione detta di sblocco. In pratica tu mi indichi su mio invito un obiettivo che hai in ambito economico, lavorativo, sentimentale, rapporto con gli altri, con i figli, e io con le mie tecniche, fatemela passare, con il mio modo di lavorare, vi do un qualcosa che vi permetterà quantomeno, diciamo in buona dose, ad arrivare al vostro obiettivo. È previsto aver fatto almeno poi un mese di lavoro su di sé, su mia indicazione, quindi il lavoro non è che termina, ci incontriamo, io con la bacchetta magica vi benedico e tutto si risolve. C'è un lavoro dietro, oltre all'apertura che voi riceverete, perché dicendovi come sono gli schemi,
che sono questi incastri derivanti dal linguaggio inconscio che quasi nessuno capisce, mi permetto di dire, e già ti libri, Antonio Bertoli parlava del 70%, pensate. Modulo 2 invece per il percorso dedicato all'attivazione della chiaroveggenza. È un insieme di sessioni, un ciclo privato, tu per tu con me, non di gruppo. È previsto aver fatto almeno una sessione di sblocco del, diciamo così, del modulo precedente, modulo 1, viene rilasciato l'attestato diploma solo a risultato raggiunto. Finora ci sono un bel gruppetto, ecco, di diplomati contenti di esserlo, e tutti sono contenti di aver ricevuto il diploma, anche se magari non era tra le loro più importanti ambizioni, però sono tutti contenti. Dopodiché c'è il link, il doppio link delle mie due gioie, Alla Isha e Il manoscritto segreto, i miei due libri di quest'anno, che sono due saggi di psicobiogenealogia però romanzati. Voi avete degli strumenti, quindi dedicati al linguaggio inconscio, a tutte le regole che ci possono permettere di attirare degli eventi migliori, una sorta di magnetismo. Tutto questo però raccontato con dei personaggi, quindi con delle storie, delle scene. E questo cosa ci permette? Ci permette di assimilare molto meglio l'informazione, a differenza di un saggio che magari talvolta è un pochino più pesantuccio. Poi avete il link per accedere alla pagina del mio sito dedicata ai videocorsi, avete i tre principali seminari, videocorsi, e lì praticamente basta che ci cliccate, avete anche delle offerte, soprattutto insomma per chi mi segue da tempo sa che ci sono, voglio dire, anche la possibilità per esempio di comprarne due assieme, quindi godere di un ulteriore sconto, insomma valuterete voi al momento. Avrete anche le dispense stampabili, integralmente stampabili, e potete guardarli dal computer, dal cellulare, dal tablet, da dove volete voi, e vi arriva un'email, ci dovete soltanto cliccare, né più né meno, ed è facilissimo, ve lo dico anche perché me l'hanno detto in tanti che è facile, un conto io che l'ho creato, un conto che poi li ha comprati. Tra l'altro avrete il diritto di vederli quando volete voi, nei tempi che volete voi. Dopodiché c'è il link della pagina per le live, in alto il giorno della live, sotto il titolo con la descrizione dell'argomento trattato e un calendario. Bene, io vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fino alla fine di questo video. Al prossimo video, un grandissimo abbraccio dal vostro Fabio Nezzak.net.